risalto nel buio, ben ritrovati. Questa è la prima puntata della quarta serie e cominciamo raccontandovi quello che accade dietro le quinte dell'Isola che vogliamo, quarta edizione. Mino Lorè, lui è un fotoamatore, è nativo di Leporano. Mino, cosa farai quest'anno all'Isola che vogliamo? Qual è il tuo contributo? Il mio contributo è essere il fotografo ufficiale dell'Isola che vogliamo. Mi hanno nominato proprio ora. Che bello, bravo. Mino da sempre ci racconta quelli che sono i mille più colori che il centro storico di Taranto ci regala ogni giorno. Lui incontra la gente del centro storico, lui incontra gli artisti, ma soprattutto incontra gli isolani, coloro i quali rendono possibile la rinascita di questo posto. Pasquale, buonasera. Pasquale Vadalà, raccontaci un po' quale sarà il tuo contributo a questa quarta edizione dell'Isola che vogliamo. Beh, in primis ci siamo tutti dedicati molto per la realizzazione del concerto che in questo momento è alle mie spalle con le sue prove, che è stato un impegno grosso e speriamo che sia davvero apprezzato per quello che è. Poi io organizzo come ogni anno, lo sai, una rassegna specifica che negli anni precedenti si è tenuta all'università e quest'anno invece a Palazzo Pantaleo, diciamo in prossimità della chiesa di San Domenico. E quest'anno è in tre date, il 13, 16 e 20, e si incentra sulla figura di tre importantissimi concittadini che non sono più con noi, che sono Luigi Viola, il fondatore del museo archeologico, Pasquale Mario Costa, il grande compositore di fine 800 che ha regalato alla canzone napoletana un pezzo straordinario come Era De Maggio e tanto altro, e poi Antonio Rizzo, il giornalista della Voce di Taranto, che difese negli anni forse ancora più difficili di questi della città di Taranto la città vecchia da ipotesi di ricostruzione selvaggia. Poi devo ricordare che il 18 in un fuori cartellone avremo Antonio Caprarica, il giornalista Rai inviato a Londra, che presenta il suo ultimo libro ovviamente sulla dinastia dei Windsor, i reali inglesi di origine tedesca. Benvenuto, qual è il suo nome? Emanuele II. Emanuele II, di cosa si occupa? Attualmente sono pensionato, insomma, a tutti gli effetti. Mi occupo, faccio parte della confraternita di Santa Maria Addolorata di San Domenico, di cui sono stato un collaboratore attivo sino all'ultima consiglio di amministrazione, diciamo, no? Poi hanno nominato il nuovo priore, per cui il nuovo priore si è scelto il suo collaboratore. Però sono rimasto con fratello attivo, partecipo a tutte le manifestazioni che mi vede impegnato nelle attività confraternali, diciamo. La confraternita quest'anno darà il proprio contributo all'Isola che vogliamo. Ci parli un po' di questa mostra che è stata all'esterno. Dunque, anche l'anno scorso la confraternita ha partecipato nella location che è stata della chiesa di San Domenico stessa, dove abbiamo esposto i vari simboli che ci contraddistinguono, no? Durante tutto il periodo pasquale, diciamo. E quest'anno invece abbiamo scelto una location che adesso non ricordo, l'ho letto da qualche parte, ma non ricordo il palazzo, il nome dell'ipogeo che è stato scelto, dove anche in questo caso abbiamo con i nostri simboli che ci rappresentano, ci sono dei confratelli che sono predisposti a raccontare i vari simboli, le loro fattezze, le loro peculiarità, diciamo, della situazione. Cosa rappresenta per lei il centro storico? Il centro storico, per me che sono nato nel centro storico, l'ho vissuto in altri momenti e adesso lo vedo così degradato, mi dà veramente un senso di angoscia. E tutte queste manifestazioni, secondo me, con la vostra buona volontà, io credo che non ci si riesce mai, perché la gente scende oggi, domani, dopodomani,
finito tutto torna alla normalità, al degrado. Se adesso vediamo questi bagnetti pubblici in questa maniera, tutto finisce nel dimenticatoio. La gente non scende più, non scende, è richiamata solamente da questi momenti. Si dà vita sicuramente, però è una vita momentanea, al momento. Signor Secondo, però vogliamo lasciarci con un sogno di speranza. Speranza. Cosa vuol dire ai nostri concittadini, a chi a Taranto viene in vacanza o viene anche soprattutto per prendere parte a questi eventi? Io direi che sicuramente ci vuole, ci vogliamo credere nel futuro di voi giovani che ci rappresentate, dove magari noi non ci siamo riusciti, no? Una banda di giovani ben rodati, io mi auguro che possa ritornare, perché noi le bellezze non le abbiamo, noi che non li sappiamo valorizzare, non li sappiamo manco vedere. Io mi accorgo già la differenza quando li vedo su Facebook, no? Le varie fotografie, tutte queste voi che mettete, tutte queste situazioni. Dico io, abbiamo questo, io certe volte dimentico, no? Però noi abbiamo del materiale, che non sappiamo noi valorizzare, non sappiamo vendere. Noi vediamo posti che non sono degni di Taranto, che sanno vendere il loro prodotto, no? E noi invece non lo sappiamo vendere. E mi auguro che nel futuro qualcuno veramente possa saper vendere il nostro territorio, propagandare, non vendere, perché vendere magari è una parola impropria, ma propagandare e portare gente a Taranto, perché noi abbiamo il mare, quello che, anche se io dico la Riviera Adriatica, no? Loro si vantano della Riviera Adriatica, ma il mare nostro non c'è nessuno. Io quando sono andato negli anni 70, la prima volta a Rimini, del mare, sono rimasto sconcertato. Questa sabbia che ti si addossava dappertutto, cioè non, invece il nostro mare, le nostre cose sono da invidiare sicuramente. Senti lo stuzzo, le cade in pizzica, le carni sulla spiaggia, quante belle signorine cade parene. Sirene sotto sole, cane in pizzica, le carni, fianchi larghi, l'occhio in cielo, sorridenti, curricchiamane. Le sole cane in pizzica, le carni, poi diventano africane, le magnone, salentine, le sprigionane. Le sole cade in pizzica, il cuore, non te pace ragionare, te misca luca l'ore con l'amore, lo su. Isola che vogliamo, quarta edizione, prima serata, protagonista la musica, grazie al Festival dello Scorpione che giunge alla seconda edizione e approda nell'isola del Borgo Antico. E qui con me Mimmo Gori, l'ideatore e nonché mattatore di questa seconda edizione. Mimmo, mancano davvero pochissimi minuti allo start, che cosa tocchiamo con mano, che emozioni proviamo in questi istanti? Beh, indubbiamente un momento di relax dopo una dura giornata sotto il sole a fare le prove per questo spettacolo, quindi un po' di stanchezza che è fisiologica. Siamo però abbastanza pronti, gli artisti sono tutti presenti, sarà uno spettacolo ricchissimo di suoni, decine e decine di musicisti provenienti da tutto il Mediterraneo pronti per suonare. Siamo in attesa dell'imbrunire per poter accendere le luci e dare il via a questo spettacolo. La sensazione di quelle positive, di quelle belle, lo scenario già si presta, gli addetti ai lavori sono tutti soddisfatti, attendiamo il pubblico e sicuramente assisteremo tutti a questa grandissima festa. Senti lo stuzzo, le cade in pizzica, le carni sulla spiaggia, quante belle signorine cade parene. Sirene sotto sole, cane in pizzica, le carni, fianchi larghi, l'occhio in cielo, sorridenti, curricchiamane. I vicoli del centro storico si animano, si riempiono di gente che sorride, gente che incuriosita si inoltra fra sentieri forse sconosciuti. E incontriamo qualcuno, no, mio padre. Papà, che cos'è per te il centro storico? Cosa buona, ci divertiamo un po', vediamo le cose nuove, vediamo due canzoni, a posto. Tu però sei nato nel centro storico. Sono dalla Permita, a Terra Vecchia, a Città Vecchia, a Carpate, stanno dei vecchi luoghi. Oggi, come oggi, non c'è niente più, perché non c'è più espansione. Giocavamo alla boia, giocavamo con l'opero, avevamo questo show, avevo io, parecchi giochi, avevo palma, a Giangor.
parecchi giù. Quando facciamo la bada, mi stanno i nigri da Arantino. A Carbone, siamo le cabine, ma da Carbone non c'è niente più. Ok, basta. Non c'ho di quanti più anni fa stiamo parlando? Oh, mi deve piccolino, devo vedere quelle 4-5 anni. Quindi parliamo di quasi 60 anni fa. Sì, di più anche. Di più. No, di più no, nei 62, non è 63. Ok, va bene, grazie. Prego, grazie. Buona serata. Cari amici di Salto nel Buio, ci troviamo nella bottega del maestro Nicola Giudetti. E oltre a lui abbiamo anche il piacere di incontrare Michele Santoro, due operatori culturali della nostra città che tanto hanno fatto, tanto fanno e tanto ancora faranno per tutti quanti noi. Ben ritrovati amici. Ritrovato. E cari amici, stasera per me il testa grande, perché mettiti qua così insieme a me state tutto quanto state amici affezionati e cari, e mo dove i sciugli si può scordare. Perché dal setto sono guardi essere amici valendo vero onesto. Noi da abbracciamo fa teatrice paladina, restiamo con il cuore sempre a Vicilia. Da che mattina non abbiamo sentito ogni spazzato, qui c'è una serata bella, insieme a noi. Abbiamo passato. Grazie Nicola. Allora, raccontateci un po' che cosa rappresenta per voi l'isola. L'isola è una cosa bellissima, però il comune ci ha abbandonato. Dice perché? Come regola, motociclette da via Duomo non dovevano passare e sono un po' pericolose. Già una manca l'aria e con tutto quel fumo di quelle motociclette è una cosa brutta, e da parte questa è un pericolo. Non vi sono rubate con la verna misa almeno, oppure un poliziotto. Le vite passano la motocicletta perché sono tanta razza. Perché a Corso Vittorio Emanuele c'è traffico e passano da via Duomo. Il nostro comune dice c'è una futta a me, arrangiate. Invece è sbagliato, ci volevano controlli. Tardano essere belle, salvando la grazia di un picchio da Tarantino, non ce lo meritiamo Taranto. Non adrimi dopo. E voleva pure che i politici si dovevano interessare. Chi ti dice una cosa al soldo, c'è una frutta a me, invece è una cosa sbagliata. Ma tante persone. Pensi questo? Sì, è bello. Io penso che la rinascita di Taranto è legata ai giovani, a lui, a noi, a te, a me, tutti quanti. Se noi non ci muoviamo per noi e pensiamo che debba essere sempre qualche altro alle nostre spalle per poter fare qualcosa, forse commettiamo un errore. Tu hai fatto una grande cosa qui, perché sei stato dentro alla città vecchia e l'ha portata avanti. Io ti conosco al 70, 71, quindi quando stavo alla radio, e quindi questo fatto, tu sei stato forse uno dei primi a portare avanti un discorso per la città, per i cittadini, perché noi non conoscevamo Taranto Vecchia. La Taranto Vecchia era abbandonata a se stessa. E dopodiché con te vieni a trovare e fai questo, e siamo venuti e ci siamo incontrati più volte. Dopodiché le tue mostre, i tuoi pupazzi qua, tanti posso chiamarli pupazzi? Sì, immagini pupazzi, tante cose, quindi la Settimana Santa e così via, tante altre cose. Hai creato un punto di attrazione, un polo di attrazione, e dopo di te altri sono aggiunti, quindi è molto significativo questo fatto. Non parliamo male soltanto degli altri che non ci sono qui, diciamo noi dobbiamo fare, va bene, questo? Che stringo la mano così, diciamo noi dobbiamo fare, dobbiamo essere forti. Non mi ha dato a fare, perché una cosa, sono rimasto malissimo e voglio, non so se sono sbagliato, dimmi cosa hai sbagliato. Sarebbe l'informazione turista, stava al Palazzo Galiote, venivano i turisti, prendevano l'informazione e giravano la città vecchia. Oggi non vengono alla città vecchia, arrivano vicino al castello, si prende l'informazione e se ne vanno. Un'altra cosa ancora, hanno fatto un danno ai pittori anche, hanno tolto una stanza che andava di 50 opera. Oggi c'è l'informazione turisti, i pittori hanno due stanze sole
è una cosa sbagliata per noi. Dici che dobbiamo scoprire la città vecchia. No, la ci siamo con quel fatto. Perché il turista veniva, comprava souvenir, andava nel bar, nei ristoranti. Oggi no, arriva fuori un ponte, si piglia l'informazione e se ne vanno. E non ci ha fatto tram, diceva l'antica. Prima di entrare qua parlavo di questo con mia moglie e con un amico che ho incontrato, perché l'anno 21 l'associazione compie 25 anni di attività, continua, e abbiamo bisogno di spazi per poter uscire fuori, per poter fare delle mosse, poter incontrare degli amici come te, come altri, tanti altri. Però sono andato lì, ho visto che è fissa questa I che è l'informazione lì dentro. Ciò significa, ho detto a mia moglie, qui manca uno spazio che prima c'è vitale per Taranto e adesso non c'è più. Per Taranto vecchio, ma per la città pure, perché quello è un punto di attrazione, un po' di attrazione. Ed è un peccato che ci sia lì dentro e non o fuori o da qualche altra parte l'informazione. L'amore è l'usura. L'isola che vogliamo è anche l'isola in cui viviamo. Al mio fianco abbiamo Elena e il suo consorte, suo marito Giuseppe. Voi due vivete sull'isola. Qual è il vostro rapporto con l'isola? Io sono stata 25 anni che me ne sono andata lì da Azzurro, però mi sembra che sia resti domiciliare. Tutte le mattine venivo qui perché per me. Però adesso sta andando troppo a degrado e troppo ci vorrebbe veramente che si interessa di Taranto Vecchio, non che tutti parlano bla bla bla, però non c'è niente che vada nel verso giusto, di pulizia, di commercio, di case, di tutto. Parlo in generale per tutti gli abitanti. Giovanni, cosa rappresenta per te il centro storico? Io, il mio cuore è Città Vecchia. Sono nato, cresciuto, ho preso i miei figli e viviamo ancora bene, però bisogna aiutare un po' il tutto. Okay. Da quanti anni siete sposati? 42. Amici, per favore, guardate una cosa. Ma le loro mani. Senza fede però. Tutte e due. Non perché... È bellissimo vedere una coppia che cammina mano nella mano dopo 42 anni di matrimonio. Io vorrei semplicemente ringraziarvi perché siete un esempio di amore vero, l'amore eterno esiste. Grazie. Grazie pure a voi, ciao. Si chiude la prima puntata della quarta serie di Salto nel Buio. Alla prossima, amici. We'll be right back.
Siamo qui al Monvita, siamo aperti da 2007 e facciamo attività di frutteria, pizzeria, ristorante, cena con spettacolo, gelateria, crepe. E poi abbiamo diversi eventi settimanali che partono dal lunedì con Dr. Why, il martedì con Sila della Soluzione, un gioco completamente nuovo. Poi facciamo il mercoledì il rock party, giovedì karaoke con balli di gruppo e divertentismo, il venerdì teatro, spettacoli vari, il sabato musica anni 70-80 per divertirci insieme e la domenica si ritorna con il latinoamericano. Monvita nasce nel 2007 come attività di frutteria, poi si è ampliato come ristorante e pizzeria. Noi siamo qui a San Vito in Viale Ione 855/A. Venici a trovare, vi aspettiamo. Stiamo dirigendo verso un grande party, un grande evento, un compleanno ovviamente organizzato dal nostro staff Music 9 Mr. Jack DJ. Qui ci sono due elementi del gruppo, io sono il DJ appunto Mr. Jack e poi c'è la nostra insegnante, la Valentina Tatiana. Ciao. Ci stanno aspettando gli altri amici del nostro gruppo e quasi tutto pronto. Ci siamo, vai. Siamo casati, fatti 5, ok! Come vedete stiamo montando la nostra situazione, la nostra serata. Questo è il nostro staff, il nostro pazzo staff. Lui è la regia, l'anima e soprattutto il corpo di questo staff. Come vedete è bello tosto, il signor Angelo D'Enrico, detto Angie DJ. Qui abbiamo Walter D'Enrico, la nostra maestra nonché insegnante di Zumba Valentina, ce l'ha anche scritto. E io sono lo scemo che parla al microfono. Senza la corrente però si sente lo stesso Mr. Jack DJ. Noi facciamo un po' di serate in giro per il mondo, serate di karaoke, balli di gruppo, e cerchiamo di far divertire la gente, dare dei momenti di gioia e di felicità. Questo è il nostro obiettivo. Sì.